giorno dovrei segnalare un crimine. Ah, vuole dei dettagli. Bene. Ecco i dettagli. Certo, puoi andare a venire come vuoi, puoi anche farti un pisolino di là sul divano, ma puoi trasferirti qui se vuoi. Grazie, signor Domio, molto gentile da parte sua. La ringrazio di cuore, ma non posso accettare. Arrivederla, signor Domio. Che cazzo vuoi? Sei rifiutato ad assaggiare la torta alle fragole che le ho fatto per la laurea. Questo è molto brutto da parte sua, sì. Mi ha detto che lei seguiva uno stile di vita senza carboidrati. E allora le ho risposto che io passavo a uno stile di vita senza figlia. Nel mio alloggio privato e non faccio entrare nessuno. Questo non è un fatto, questa è una bugia. Ah, una bugia? Eh sì, ha fatto entrare quel signore con le antenne. Io ho visto uscire di qui un signore che parlava al telefono e ha detto: ho le antenne puntate su di lui. L'ho richiamata come promesso, dirà di sì. Dirà di sì e poi? E poi, signor Domi, posso andare in bagno, glielo dico dopo. Ma non si preoccupi, signor Domi, perché papà ci picchia per uno scopo più alto, perché vuole che la mamma ed io diventiamo persone migliori che stanno al loro posto. Ed è per questo che dobbiamo sopportare il dolore con dignità, come Gesù come Cristo benedetto. Esatto, signor Domi, proprio come Gesù Cristo benedetto. Grazie. Senti, non ce l'ho un microfono. Perché dovrei averci il microfono? Ah, non lo so. Perquisisci, mi vuoi perquisire? Perquisisci. Dovrei? Non ti fidi. Vuoi che estragga delle informazioni con metodi che oggi non si usano più? No, piano, che io non ti ho detto niente di tutto questo, Senti, lascia perdere, vai. Io oggi non rifarei nessuna di quelle cose. Ma perché sei pentito? Ma che cazzate. Ah. Io non mi pento di niente, ma quello che facevo era il mio dovere. Io non so giocare a Beppe. Le piacerebbe insegnarmi a giocare a Beppe, signor Domi? Perché no? Il Backgammon è davvero un bellissimo gioco! Sì. Vuole fare un'altra partita, signor Domi? No. È sicuro? Ma come diavolo hai fatto? Ho fatto cosa? 10 partite su 10, ma come? Hai appena imparato a giocare, ma per l'amor di Dio, su! Mi dispiace, signor Domi, se l'ho fatta arrabbiare. Perché tu mi vuoi dire che non hai mai picchiato tua moglie quando era viva? Mai quando era viva. Cioè, in che senso, scusa? L'ho picchiata una volta dopo morta, ma per un buon motivo. Ma quale sarebbe? Ah, che non gli è piaciuta la tua torta alle fragole. E tu come lo sai? Non azzardare più a mettere i piedi qui. È chiaro? Pezzo di merda. La Corte Suprema rumena ha accusato un ex dirigente comunista di crimini contro l'umanità. Uno. Voglio che troviate l'indirizzo di mia figlia. Ma e anche il numero di telefono. Va bene, non dovrebbero esserci problemi per questo. Due. Voglio 45.000 euro. Cosa? Hai sentito bene? L'89enne Alexandru Vidrau, ex comandante della famigerata prigione Rambi Kusarat, avrebbe torturato non meno di 138 prigionieri politici negli anni 60. Non lo farò, vado in galera, no? Non lo farò. Dai, basta con i tuoi piedi stendo. E sii uomo. Per una volta. È stato scoperto da un giornalista investigativo del quotidiano Gandul. Ma va a picchiare sulla tua bara. Se fai quello che devi fare, l'organizzazione ti considererà un eroe. Se no, a volte sfortunatamente gli eroi si suicidano. Buio.